Ciao a tutti e bentornati alla libreria mobile di mezzanotte. Io sono il vostro amichevole Riva di Quartiere e oggi sfoglieremo Colossal, a solo RPG Adventure. Colossal è un gioco che ha raggiunto le piattaforme di Kickstarter nel 2020, è stato pubblicato poco dopo ed è un gioco in solitario, fatto e disegnato, quindi inventato e disegnato da Nick Angel. Il gioco ha avuto riscuotso un certo successo e tanto da vincere il premio come migliori regole agli ultimi Ennis nel 2022. Come vedete è un formato abbastanza grande, è più grande di una 4, è tipo un formato da album illustrato per bambini ed è costituito da circa 70 pagine, non tantissime. Colossal? Beh, per parlare di Colossal dobbiamo prima introdurvi a che cosa sono i journaling game. I journaling game sono dei giochi pensati per scrivere, per essere giocati in solitario. Ci presenteranno dei prompt, quindi del incipit per iniziare a scrivere e noi a quel punto inventeremo la storia sulla base di quello che ci propone il gioco. Quindi che cosa ci serve per giocare? Ce lo dice subito qui a pagina 6. Una penna o una matita, un notebook, quindi un quaderno o comunque uno sketchbook per tenere il nostro diario e un mazzo di carte che saranno il cuore meccanico del nostro gioco e infine un character sheet, una scheda del personaggio. Il gioco ha un'ambientazione tutta sua, inventata dal suo disegnatore appunto e dal suo designer, che ci porta in un mondo, nel mondo di Colostello. Che cos'è il Colostello? È un'enorme struttura gigante con delle stanze gargantuesche all'interno dei quali ci stanno addirittura degli oceani. Vedete rappresentato bene da questa immagine. Probabilmente abitato da degli enormi titani, migliaia di volte più grandi dei nostri personaggi, che improvvisamente sono spariti. E il Colostello è diventato un mondo abitato da noi che lo impersoniamo. Che cosa ci sono lasciati però dietro questi titani? Si sono lasciati dietro i Rook. I Rook, che tradotto dall'inglese, sono le torri degli scacchi. Sono questi automi che continuano a muoversi in giro per il castello. Sono di varie dimensioni, vedete questo è grande, probabilmente è un Rook da difesa. Questo invece è piccolo e può essere con quali potremmo anche familiarizzare e portarceli dietro. Lo vedremo meglio nelle classi. Come vedete il gioco è ben presentato dalle illustrazioni del suo creatore, che a me piacciono molto, sia per i colori che per il tratto. Passiamo quindi a che cosa dobbiamo fare. La prima cosa, il primo step di un gioco di ruolo è sempre creare il personaggio. Il personaggio ha delle componenti che sono prettamente narrative e delle componenti invece che sono un po' più di crunch. Vediamolo insieme. Il calling è il desiderio, ciò che porta il nostro personaggio a voler esplorare il mondo di Colostello. Che cosa lo fa partire? Abbiamo la possibilità di estrarlo, meglio, lo estrarremo, tireremo fuori una carta dal nostro mazzo e ci darà una introduzione su che cosa ha messo in moto l'avventura. Dopodiché avremo la natura del nostro personaggio, che è il temperamento, diciamo, è il modo in cui si approccia ai problemi. Può essere una testa calda o può essere uno più strategico e più subdolo. E alla fine abbiamo la classe. Le classi sono 4 e rappresentano la parte un po' più meccanica del gioco. Sono tutte, come vedete, ben contestualizzate con l'ambientazione, ovviamente. Abbiamo The Armed, che sta per quello che ha il braccio più che quello che ha l'arma. E vedete che ha infatti ogni nostro personaggio ha in qualche modo instaurato una relazione particolare con i Rook, con gli automatismi dell'ambientazione. Yarn ha un braccio di Rook attaccato. Noi ci inventeremo che tipo di braccio è, come lo contestualizzeremo e sarà quello che ci permetterà di interagire in maniera particolare con l'ambientazione. Ogni classe, come vedete, ha due statistiche, l'Exploration e il Combat Score. Queste rappresenteranno quante carte andremo ad estrarre nelle due fasi del turno, che sono appunto, cioè nelle due fasi del round, che sono l'esplorazione, estrarremo una serie di carte, ci riveleranno, andremo ad attivare così una serie di tabelle che ci diranno gli incontri che faremo. E poi il combat invece, se c'è una fase effettivamente di combattimento, perché potremo anche non incontrare nessuno da battere, e rappresenteranno le carte che andremo ad estrarre.
ma lo vedremo meglio con le tabelle. Quindi tornando alle classi, ci abbiamo The Armed, ci abbiamo The Followed, che è quello seguito, come vedete, da un rook, quindi ha stretto amicizia con un rook che lo segue, quindi ha un exploration score molto alto e un combat score un po' più basso. Tutte le classi hanno appunto degli aspetti da caratterizzare, sempre a livello di prompt, che approfondiscono il nostro personaggio da un punto di vista narrativo. The Helmed, che è quello un po' più magico, diciamo, ha proprio una simbiosi mentale con il core di un rook, che gli permette anche di esercitare la magia, perché la magia c'è all'interno di questa ambientazione. Ci sono tre tipi di magia esercitata dai rook: quella di ghiaccio, quella di rumble, che è di terra, e quella di elettricità. Però non è detto che siano le uniche tre esistenti, tanto che appunto il gioco lascia volutamente, ce lo dice il designer, dei buchi aperti che noi potremo esplorare. Brevemente descritta la magia non ha delle meccaniche, è semplicemente per aggiungere flavor ai combattimenti, come appunto l'arma, che è una cosa che viene definita a livello di scheda del personaggio, ma in realtà è solo una questione di flavor e andrà a arricchire le descrizioni che noi scriveremo durante i nostri incontri. Le regole dell'esplorazione, sempre corredate, come vedete, di queste bellissime immagini. Sono veramente contento che la Need Games l'abbia annunciato, io spero di vederlo sugli scaffali di Modena quest'anno, perché è un prodotto indipendente che ha avuto abbastanza successo e secondo me è un'ottima introduzione ai journaling game, e vediamo dopo perché. L'exploration rules, quindi noi andremo a estrarre delle carte basate su il punteggio di esplorazione della nostra classe, e sulla base di queste ci verranno assegnati dei prompt, quindi degli incipit degli eventi che andremo a descrivere nel nostro diario. Come vedete, sono divise per colore, sono divise per i numeri, l'asso, il 2, il 3, e per seme, che determineranno una serie di variabili dell'incontro. Ogni incontro è ben dettagliato a livello di che cosa dovremo andare a descrivere, ma è sufficientemente generico da essere rigiocabile, quindi rappresenta un buon compromesso tra le due cose, senza lasciare troppo spazio, che a volte finisce per essere spaesante a chi si avvicina a questi giochi per la prima volta, ma senza essere troppo preciso da limitare la fantasia del giocatore. Eventi, items, quindi ulteriori tabelle che andranno ad arricchire i nostri incontri. Ci sono gli incontri possibili nella fase oceano, perché ovviamente l'exploration ci può condurre agli oceani, o i battlements, che sono la parte più alta del colostello, il soffitto, diciamo, oltre il soffitto, il tetto del colostello, e potremo accedervi lì, nessuno è mai tornato, e quindi dovremo esplorarla completamente noi una volta che arriveremo. C'è una sezione comunque dedicata. Potremo inoltre arrivare a delle città del colostello, perché il colostello è abitato, ci sono altre persone come noi, altri avventurieri, e la popolazione si aggrega nelle città come in qualsiasi altra civiltà. Molto bella la creazione della città, noi andremo ad estrarre una serie di carte. Quattro sono sempre presenti, che sono la Hunter's Guild, la taverna, il merchant e il distretto residenziale. Oltre a queste potremo estrarre fino quante carte vogliamo, ma di solito loro dicono 4, e andremo a costruire proprio una mappa della città, quindi ne metteremo le 4 iniziali, quelle centrali che vi ho detto prima che ci sono sempre, e altre 4 e costruiremo la mappa. Carina anche da un punto di vista spaziale, che potremo poi rincontrare, quindi ce la disegneremo sul nostro diario, e poi potremo rincontrarla, ritrovare e rincontrare i personaggi di prima, a seconda delle nostre esplorazioni. Ci sono ovviamente dei prompt anche qua, se l'esplorazione concerne la città, dei personaggi che potremo incontrare, delle quest che potremo raccogliersi alla Gilda dei Cacciatori. Quindi vedete, molto molto ricco di suggestioni per la narrazione che dovremo fare e svolgere poi in solitario. La taverna, potremo addirittura arrivare a comprare una casa e a fare il nostro campo base in una di queste città, qualora avessimo i soldi e ci piacesse. Il mercante, tutto ben illustrato, è tutto ben realizzato, si vede, secondo me traspare proprio il fatto che chi ha inventato il gioco è anche quello che l'ha disegnato. Molto molto bello graficamente, anche l'impaginazione, vedete, con queste cornici che proprio ci immergono, come tenere in mano un manoscritto che proviene dal mondo di Colostro. I battlements, ma non voglio spoilerarvi ulteriormente, aspettate che andiamo avanti. Esatto, qua ci sono una mappa delle Roomlands conosciute, quindi delle stanze, vedete, è la mappa di una casa, del colostello. Qua c'è il dark, qua ci sono altre stanze, e ognuna è separata da una porta o da un'apertura.
Qui abbiamo poi il combat, la fase vera e propria. Durante il combat noi avremo un prompt, il prompt ci condurrà alla creazione di un nemico che poi potremmo rincontrare nel caso diventasse una nemesi, gli definiremo la sua intenzione, quindi come reagisce al nostro incontro, come combatterà, se da vicino o da cioè in mischia o a distanza, che tipo di arma ha. E come interagire con noi. Noi a quel punto estrarremo un numero di carte sulla base di quanto forte è e dovremo estrarre le carte con cui lui ci attacca e poi estrarremo sulla base del nostro valore di combat le carte con cui noi dovremo contrattaccare. Avremo la possibilità di fare dei colpi speciali, ovvero critical hits, se useremo lo stesso seme per batterlo. Per batterlo dovremo avere una carta del valore più alto della sua, ovviamente. E i clash, se usiamo lo stesso identico valore numerico della carta, non otterremo ferite, perché se qualora non avessimo sufficienti carte per contrastare l'attacco o il valore della nostra carta non fosse sufficiente a contrastare quello del nostro nemico, subiremo delle ferite che andranno a rimuovere uno dei nostri punti dalle due statistiche, combat o exploration. C'è ovviamente la possibilità di morire, ricevere ferite e poi morire. Perché ovviamente l'ambientazione sì, è comunque un'ambientazione fantasy, è pericolosa e come vedete le minacce non mancano. Molto bello qua il disegno dello schema interno del Rook. Beh, graficamente appunto vi ho detto, a me piace molto. E alla fine ci porta un esempio di quello che può essere un journal. Quindi come vedete la fase di esplorazione ha estratto queste tre carte, le ha descritte in questa serie di frasi e poi c'è stato un combat nel quale vengono estratte due carte ed è scritto il combattimento. Al di là appunto del valore delle carte, dei semi e di come vi ho detto interagiscono, il resto è sta completamente al giocatore descrivere il combattimento. È chiaro che sulla base del tipo di carta estratta noi andremo a definire che tipo di attacco o contrattacco faremo, può essere appunto creativo, magico o arma o mani nude a seconda poi del nostro personaggio, e dovremo descrivere come si realizza nella storia la scheda del personaggio e poi il backer, ovviamente. Ora, che cosa dire di Colostello a parte che è davvero esteticamente bello, ma al di là di quello c'è abbastanza crunch per giustificare l'acquisto. Allora, prima di tutto torniamo alla premessa: è un journaling game. Il journaling game vi deve piacere scrivere un minimo. Se non avete voglia di mettervi a tenere un diario, per quanto fantasy, per quanto ruolistico, lasciate stare, ve lo dico subito. Se la cosa vi affascina invece, quindi se ho ancora la vostra attenzione dopo questa premessa, Colostal secondo me è un ottimo introduttivo al genere. È un ottimo introduttivo perché è, a livello di meccaniche è breve, diretto e molto efficace. È ben scritto, nel senso che ci dà sufficienti dati nei prompt per stimolare la nostra fantasia, ma li ha scritti abbastanza generici da permetterci di svilupparli nel modo in cui preferiamo. È stato molto apprezzato, come vi dicevo, ha vinto il premio come migliori regole agli Ennis dell'anno scorso. E, è giustificato? Beh, non lo so, secondo me, non so se fosse il migliore dell'anno scorso, ma è di sicuro un ottimo set di regole per iniziare a giocare i journaling game. Un'altra premessa da fare è che comunque dovete immaginarvi una sessione, tra virgolette, di Colossal non dura pochissimo. Comunque dovremmo stare le carte, dovremmo scrivere, quindi secondo me una mezz'oretta buona ce la tiene occupata. Ci sono giochi invece, secondo me, a livello di journaling game che sono più brevi, quindi ecco, sapete che se volete mettervi e fare una sessione, un minimo mezz'oretta dovete farla. L'ambientazione è bella, è originale, i disegni sono ben curati, le meccaniche sono efficaci e sono davvero contento che la Need Games abbia deciso di portarlo in Italia, anche perché è un prodotto completamente indipendente, fatto e prodotto tramite Kickstarter dall'artista e designer che l'ha inventato. E anche per oggi abbiamo chiuso la puntata della Libreria Mobili di Mezzanotte, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un pollicione, se non vi è piaciuto o anche solo se volete interagire con me lasciatemi un messaggio nei commenti, che a me fa sempre piacere, e se volete vedere altri contenuti di questo tipo prendete in considerazione di seguire Gioconauta nelle sue folli e rocambolesche avventure. Fino alla prossima, ciao!